Questo sono io, Damiano. Sono diverso dagli altri. Provo odio per tutto ciò che mi circonda. Scelta mia. Probabilmente il motivo di tutto questo disprezzo non sono io. Inizialmente l'odio era un sentimento che provavo solo per i cattivi dei cartoni. Poi ho visto e vissuto tanto odio che pensavo fosse ordinario. Una normalità. Sono nato vedendo i miei genitori litigare, urla e porte che sbattono. Dicono che i genitori siano esempi da seguire, così anche io ho iniziato a fare come loro. Nessuno mi aveva mai detto che ciò che vedevo era sbagliato. Quando sono iniziate le medie, ero introverso e non parlavo con nessuno. Disprezzavo gli altri e loro mi evitavano. Mi sentivo solo, stavo da solo, ero solo. Nessuno mi poteva più odiare. Mi sentivo bene. Ma non tutto è così semplice e positivo. La vita non è come una storia di Instagram dove niente è contro la tua volontà. I cyberbulli mi hanno sempre amato, mi sono state dette tante cattiverie, ero un bersaglio. L'unico modo che avevo per uscire da questa situazione era diventare uno di loro e trovare altre vittime. Jacopo era la persona perfetta, così debole e vulnerabile. Questo sono io, Damiano, ora sono diventato uno di loro. Provo odio per tutto ciò che mi circonda, forse non è solo colpa mia. L'unica cosa certa è che mi sento solo, sempre più solo.